in un intreccio incontrollato di gesti e di parole. Entrambi sapevano che quella scena non sarebbe mai stata così bella con nessun altro e che non si sarebbe potuta ripetere senza l'intima complicità di quei movimenti, di quei sguardi, di quei baci, di quei odori, di quelle parole sussurrate e solamente pensate. Vittoria non sapeva dove sarebbe finito quel viaggio inebriante. Voleva soltanto viverlo e goderlo ad ogni stazione. Poi magari si sarebbe fermata, ma lo voleva decidere lei, e soltanto lei. La stanza, la luce, lui, tutto era perfetto. Non poteva desiderare l'altro. Lui sentiva di dover lasciare dettare le regole del gioco a Vittoria. Qualsiasi piccolo sbaglio avrebbe interrotto la magia di quel movimento. Volevano entrambi che quell'estasi durasse il più a lungo possibile, che il tempo si fermasse. Ad un tratto Roberto le sussurrò all'orecchio: «Tu sei mia. Tu sei, sarai sempre mia. Ti sento, sei speciale. Desidero non solo il tuo corpo, ma anche la tua anima». Quelle parole forti destarono Vittoria dal volo meraviglioso che stava compiendo nel cielo infiniti della fantasia, e tornata padrona di sé lo guardò severa negli occhi. «L'anima mia e sarà sempre soltanto mia, così come lo sarà sempre tua e soltanto tua. Potremmo in un attimo come questo fonderci noi due nei corpi, perché la carne ha la sua attrazione e le sue esigenze. Ma finito questo, voglio tornare nella mia individualità per potermi magari fondere di nuovo con te e diventare noi. Ma non vorrei mai possedere la tua anima». Roberto la guardò così adagiata sul letto, ormai completamente nuda e capelli dorati, scarmigliati che le accarezzavano le guance. Sembrava una dea. Le cinse i morbidi fianchi e la sfiorò con la lingua dalla fronte ai piedi e, rialzandosi poi verso di lei, le disse: «Adoro tutto di te, la dolcezza mista all'intelligenza, ma anche il carattere determinato. Ed io, aggiunse Vittoria, adoro la tua sicurezza, il tuo carisma e la sorprendente sensibilità nascosta in un corpo che, a dispetto di una taglia notevole, è capace di squisite delicatezze». Lui le spostò i capelli dal viso e non smetteva di contemplarla. Rimani così, non ti muovere. Prese il cellulare e cominciò a scattare foto a ripetizione, inviandola ad assumere anche le pose più osè. Vittoria era molto fotogenica e divertita nel farlo. Lui la immortalò in tutta la sua splendida nudità. Lei posò per lui come una vera modella. Niente di volgare, tutto molto sensuale. Sorridente, naturalmente sensuale, esprimendo appieno la donna che era. Riguardo le foto, le disse: «Sei stupenda, naturale. Posso tenere queste foto?» «Certo, altrimenti non ti avrei permesso di scattarle». Ormai il suo corpo non aveva più segreti per lui. Roberto, visibilmente eccitato, si abbassò su di lei, baciandola in ogni centimetro della pelle, convinto finalmente di farla sua. Lei ricambiò con tale passione da sembrare che ogni remora fosse ormai caduta, quando improvvisamente si irrigidì e gli chiese di staccare il suo corpo da lei. «Mi sento tutta appiccicosa, vuole farmi una bella doccia». Sotto la doccia, con il ciondolo addosso e con l'acqua che le scorreva sulla pelle, ebbe una serie di flash terribili. Riconobbe che uno degli uomini attorno alla tavola a sacrificare era Roberto e ne rimase pietrificata. Nel tentativo di riprendersi, lasciò scorrere l'acqua lungo la schiena. Poi uscì velocemente dalla doccia e con solo un asciugamano addosso cercò della valigia dei vestiti da indossare. Roberto la avvicinò. «Ho seguito il profumo e mi ha portato qui. Mi fai impazzire». Lei, riavutasi dalla visione, si lasciò abbracciare. «Non siamo andati fino in fondo a questo viaggio, ma già sento di essere completamente dipendente da te. Roberto, chi sei? Cosa mi fai?
Lui la abbracciò forte. Mi chiedo la stessa cosa di te. A stare con te il tempo vola, il tuo profumo inebria. Sei come un libro che non vedo l'ora di leggere, perché c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire, imparare, capire, conquistare. Ho paura di chiuderlo, perché è tempo di non trovarmelo più tra le mani. Ho paura di chiuderlo, perché è tempo di non trovarmelo più tra le mani. Ho paura di non poterlo più leggere. E so che mi mancherà, so che ogni giorno vorrò rinfrescarmi con le tue parole. Vittoria, ho bisogno di te, lo sento. Iniziarono a giocare al gatto e al topo. Lei scappava nell'altra stanza, lui la ricorreva e quando finalmente l'ebbe raggiunta, la prese alle spalle e, guardandola negli occhi, sentenziò. Non ti lascerò andare stasera, dormirai da me. Ho bisogno di sapere che domani tu ci sarai ancora. Lo sai che la tua cara amica mi fulminerebbe se stasera mi ritrovasse all'ora di cena. No, caro, non mi va di correre questo rischio. Sicuramente ti odierebbe, ma sarei io a godermela, credimi. È così piena di sé che un bagno di umiltà ogni tanto non le farebbe male. Una cena in tre stasera, stupenda, sarebbe proprio una cosa stupenda. Per te, perché sei un narcisista, ma rifiuto categoricamente questo genere di competizione. A scuola lasciavo sempre vincere i più deboli, perché così stavo veramente bene. Insomma, tu non hai mai cercato di primeggiare. Mi sono sempre resa conto di essere una persona fortunata, perché avevo altre cose, a mio giudizio, più importanti, che loro non potevano avere. Quindi tu mi lasceresti liberamente a lei, senza combattere, e saresti anche felice. Tu sai, Vicky, che lei non spartirebbe niente con te, tanto meno me. Roberto, non sei il premio, il palio ad una lotteria. Qui la decisione spetta a te. Sei tu che devi fare la tua scelta. Ma credimi, nei sentimenti, nell'amore, non c'è mai un solo vincitore. O si vince in due, o si perde in due. Ma io ho già scelto, ed ho scelto te. Non ho dubbi. No, Roberto, è troppo presto perché tu possa avere scelto me. Due giorni non sono sufficienti per conoscere veramente una persona. Non bastano. E anche da parte mia non saprei ora se vorrei essere scelta. Non voglio fare come i bambini piccoli che vogliono un giocattolo solo perché tutti lo vogliono. No, io voglio sentire che sei quello giusto. Non perché mi copri di bellissime parole e complimenti, ma perché sono certa di volere passare con te ogni giorno della mia vita. Ho bisogno di riflettere, di capire chi sei. Se tu non avessi già deciso che sono io quella persona, non saresti qui con me. Ti conosco, Vittoria. No, Roberto, c'è un primo approccio che può essere positivo, ma ognuno di noi ha dei lati oscuri che quando emergono possono ribaltare la situazione. Penso che ognuno di noi abbia un lato dominante, buono o cattivo, e che questo ne determini il carattere. Il mio lato dominante com'è? Si affrettò a chiedere lui. È proprio questo che ho bisogno di capire. Ad oggi sono ancora in alto mare. Con tono sicuramente sincero, Roberto le confessò. Oltre a piacermi come persona, in questi due giorni mi hai dato utili lezioni di vita. La tua personalità, il tuo equilibrio, il tuo buon senso stanno a poco intaccando le mie certezze, i miei valori. Mi fai riflettere e in certo senso stai sconvolgendo la mia vita. Sconvolgendo? Perché? Perché sotto sotto vorrei essere come te, ma mi sento vigliacco. Ho scelto il mondo ove si chiamano forza la falsità e insensibilità. Fino a ieri pensavo di essere un grande burattinario. Ora mi rendo conto che sono solo un piccolo burattino. Roberto abbassò gli occhi, timidamente, non riuscendo a sostenere lo sguardo severo di lei.